Buongiorno, piacere. Matilde. Serena, un grande artista di strada. Buon viaggio. Ciao, buonasera. Sera. Ok. Di nuovo, bravo. Andare a 3 km all'ora, come stiamo facendo in questi giorni, significa avere la possibilità di rapportarsi al territorio, di provare a stabilire col territorio un rapporto. E la lentezza dei 3 km l'ora è veramente l'unica possibilità che abbiamo per provare a conoscere i luoghi. Beccati intanto questo profilo. Questo era un oliveto omogeneo, vedi che partiva di qui, si estendeva a monte e a valle. Sì, questa valle, sì, questa valle qui, ecco, prima erano tutti olivi. Ecco, guarda. Ma cosa ci fanno lì? Altri parcheggi? È un albergo, un grande albergo e albergo residenza, tutto attaccato, su quel fronte lì. Albergo 4 stelle? 4, 5, 4, 12, 5, sì, 21. Sì, ma siamo alla Venere Azzurra, qui siamo alle 11. A questo arriverai dentro con le macchine direttamente. C'hai tutti gli impianti sportivi qui, tennis, golf, piscina. 300 euro una doppia. I fatti sinteticamente sono questi. Qui negli anni, fine degli anni 70, è stata aperta una discarica per inerti. Dopo poco tempo, non si sapeva dove mettere i rifiuti urbani, con ordinanze sindacali, oltre agli inerti, vengono conferiti anche i rifiuti solidi urbani. Dopo qualche anno i gestori della discarica chiedono di utilizzare il sito come discarica per rifiuti speciali. A lungo sono arrivati camion, tir da tutta l'Europa. La maggior parte dei rifiuti che finivano lì ci finivano in maniera illegale, nel senso che venivano derubricati, declassificati, venivano falsati i documenti d'accompagnamento e via dicendo. Intorno agli anni 2000, cioè il 2001 mi pare, e viene sequestrata la discarica, vengono inviati avvisi di garanzia politici e funzionari degli enti locali. Italia è ancora operativa? No. Ah, non è più operativa? Ah, e quindi è un problema di bonifica, punto. Ecco, qua c'è una cosa da notare, che c'è il sigillo, per la prima volta nella mia vita si vede un vero sigillo numerato con la chiusura. No, è vero.
questo a dire che cosa ci può essere qui dentro. Sono nato a 200 metri dal mare nel 57, dietro quel palazzo bianco che si vede, tra un po' ci passeremo vicino, ed estate venivo a fare il bagno qui al canaletto, c'erano delle piccole spiaggette, c'erano degli scogli, c'erano degli attracchi per le barche, arrivavano i pescatori ogni tanto venivo a pescare, pescavo le boghe con la lente. Pratica, prima i cantieri navali, poi i container, poi le mura del porto che vogliono alzare, poi le mura dell'arsenale, c'è solo un piccolo spazio in città per affacciarsi al mare. Ma infatti non l'abbiamo mica visto. Io non l'ho visto. No, non lo vede nessuno. Lo spettacolo lo vedete. Allora qui vogliono i bidoni che ci sono ora, noi li chiamiamo bidoni, sono i serbatoi del gas, hanno attualmente una capacità di 100.000 metri cubi, li vogliono portare a 240.000, allargandoli non di tantissimo, ma soprattutto scavando sotto. Il pontile viene praticamente allungato perché viene posizionata una bricola 50 metri avanti la testa del pontile, per permettere l'arrivo di gasiere molto più grandi, che sono grandi come tre campi da calcio, le descrivono in questo modo, insomma, alte come grattacieli. Per fare questa cosa devono dragare 2 milioni di metri cubi, dragare dall'entrata, da prima dell'entrata della diga fino alla punta del Fezzano, a dopo la SNAM. Tenete presente che tutto il golfo è inserito nel sito di interesse nazionale di Pitelli. Quindi c'è anche il problema del dragaggio, della bonifica, eccetera, eccetera. Rifiuti tossici. Rifiuti tossici, c'è di tutto sotto il golfo. Quello che ricordiamo noi è la baia come era prima, è quello che noi qui venivamo a fare il bagno, c'erano tutte le coltivazioni di mitili, ancora quelle fatte come una volta con i pali in legno, qui davanti venivamo a pescare. Era, insomma, il nostro... Una volta per noi andare a fare il bagno lontano da casa significava venire a Panigaglia. Quando proprio andavamo lontano. Non so, sarà ormai, guarda, 10 anni che è abbandonato. Di più.
10, 12 anni. Secondo me era 94-95 al massimo. Quest'area è stata comprata per 195.000 euro, solo 195.000 euro. Venduta a un privato, dicono che è un recupero paesistico ambientale, un albergo con due file di mini appartamenti, 42 mini appartamenti per circa 120-140 posti letto. Esatto. Quest'area qua non può essere assolutamente, siamo a un passo dal mare, dovrebbe essere recuperata e data al pubblico. Una cosa così grossa è una cosa che non è accettabile, specialmente in un parco come quello delle Cinque Terre, che è ancora patrimonio dell'UNESCO e dove tutti ci guardano per i sentieri, per queste cose. Carote qua. Sono l'assessore del comune di Deiva. La situazione ambientale è, secondo me, molto positiva. E invece il waterfront, cioè questo, sì, questa trasformazione del profilo del fronte mare? Sì, il waterfront, ci sono state anche delle polemiche. Sì, infatti ho letto qualcosa. Sì, ma io penso che siano polemiche gratuite, ma lì non c'era niente, cioè lì c'era del fango quando pioveva e della polvere quando non pioveva. Invece adesso c'è una passeggiata ai cittadini di Deiva, costata zero, perché è stata fatta con i proventi della vendita dei garage, col box del sottosuolo e di una galleria commerciale.
trasforma, veramente questa è un'opera che trasforma il paese, cioè fa fare secondo me un salto di qualità, secondo noi amministratori che abbiamo voluto un salto di qualità. A volte mi chiedo, con queste situazioni di paesaggio degradato che ci sono, chi me lo fa fare di star qui a camminare con tutti i luoghi della terra più naturali, più belli da attraversare lentamente. Però credo che questo è un atto d'amore alla Liguria. Esistono ancora angoli di paesaggio che meritano di essere attraversati lentamente, e poi ci sono le pugnalate del degrado qua e là ogni giorno. Stanno facendo un nuovo lungomare che prevede anche un ripascimento della spiaggia. Ovviamente questo non significa solo l'intervento a mare, c'è il retro, perché il retro vuol dire costruire un nuovo lungomare, sbancare, costruire posti auto, creare un'area commerciale, perché oggi waterfront vuol dire anche uno spazio sotto, interno, vuol dire fare le case sulla collina. Thank you.
A che ora partiamo? No. Io infatti ero un po' sconvolta di vedere, invece no, la scusa, l'altra è una parte della storia verde, vicino a Ci vuole caffè? Sì, leggero, se no ci fai un buco. Di tutto. Sei sicuro? Poi lo pulisco. No, no, c'è qua. Piuttosto interessante, perché su questa via romana è ancora murato, è circondato da mura. Un oliveto fortificato. Esatto, questo è un oggetto unico perché i pochi che c'erano sono scomparsi. Quali rischi corre? Sono delle cose così, all'interno sì. È coltivato ancora il vecchio modo tradizionale dai contadini. Però gli vorrebbero costruire un edificio che poi deborderà oltre. Qui vorremmo fare con la regione, è disposta a farlo, finanziare un ecomuseo e la via romana da restaurare. Purtroppo non si può entrare perché in campo già ecco, ci sono delle fasce così con dei contrafforti e integrate perfettamente con la roccia viva. E beh, questo non volevi farlo vedere, ma è il progetto della costruzione. Questo non me ne rendo neanche. La via romana, proprio qui dovevano farlo. No, è un dolore continuo, io quasi vado a abitare da sì, sì. Ogni giorno. Perché questo è un rischio terribile, perché vogliono buttare giù tutta la parte di destra, allargare la strada e fare una carrozzata. E qui te la vendono? Non è incredibile il centro di Genova avere ancora questi suoni. L'odore del muschio. Si possono ricreare artificialmente. Questo è muro. Questi investimenti li fa chi non ha bisogno del muro. Ecco qua che l'hanno buttato giù. Questo non l'avevo ancora visto. Ma che dolore. L'hanno fatto. L'hanno buttato giù. Voglio vedere chi va a prendersi i soldi, la panchina lì, a parte poi che... Ma avere poi questa visione, questo skyline, ecco, che distrugge tutto. Sì, è terribile. Prima era una cortina pietosa dietro quella cosa lì, no? Mi impediva di vederla, adesso c'è. Thank you.
Stoppani è un'industria chimica presente su questo territorio dal 1900 e specializzata nella produzione di cromo e di derivati dal cromo. È una fabbrica che ha inquinato tanto, che ha prodotto anche tante vittime. Quando c'era mareggiata, con la ruspa buttavano in mare. Non c'erano leggi in materia, quindi la normativa non esisteva e quindi... Voi pensate che metà di questa fabbrica è costruita sui rifiuti di lavorazione che venivano buttati lì e poi quando ce n'è stata abbastanza ce l'hanno costruita. Quindi la fabbrica poi è fallita e, come molto spesso accade, poi appunto ha dovuto intervenire il pubblico e c'è una struttura del Ministero dell'Ambiente, quindi c'è un commissario straordinario che sta gestendo tutta la parte di bonifica. Una bonifica che sarà lunga, si parla di 7-8 anni per la bonifica integrale, soltanto che tutto l'amianto che c'è da togliere prima di demolire farà sì che ci siano parecchi mesi di lavoro, appunto, anche soltanto per l'amianto, poi ci sarà la demolizione, poi la bonifica dei suoli. E questo, niente, è un caso adesso che vorremmo far diventare un esempio di come da un grande disastro poi si può in qualche modo, tutti insieme, con un percorso partecipato di informazione continua con la cittadinanza, progettare anche quello che può essere il futuro di quest'area. Dov'è la vera Liguria oggi? Sulla linea di costa, sul bagnasciuga oppure un pochettino più in alto? Perché a me sembra che le cose migliori si vedano oltre i 100 metri, quando si prende una crosa e si sale tra le terrazze, le vigne, gli orti, si incontra magari qualcheduno che zappa ancora la terra e il mare si allontana e riprende anche un bel colore azzurro che magari da vicino al bagnasciuga non avevamo colto. Piacere vedervi tutti. Che bel gruppo, siamo che bel gruppo, siete in tanti. No, questa qui è un grande polmone verde per Varazze, nel senso che poi adesso finiremo tutta l'asfaltatura, una passeggiata che è anche parco costiero provinciale questo, la provincia di Savona, con quell'asfalto particolare che vedete adesso, che viene fatto utilizzando il materiale anche del posto, non è un asfalto nero classico. Quando finiremo questo diventerà una delle passeggiate naturalistiche, a mio avviso, più belle della Liguria. Anche qui si vede un po' come le Cinque Terre l'intervento dell'uomo, non so se avete notato, che ha garantito questo percorso, perché se non ci fosse stato il tracciato ferroviario, naturalmente qui non c'era niente, non c'era nemmeno la passeggiata oggi. E io sono dell'idea che bisogna sempre trovare lo sviluppo sostenibile, cioè. Quindi io credo davvero uno sviluppo sostenibile, quindi nel miglioramento della qualità urbanistica del territorio e nello stesso tempo tutelare il paesaggio naturale o pseudo naturale, pseudo antropico come questo, che io non reputo naturale ma antropizzato. Il porto è stato molto ampliato rispetto a quello, una vecchia foto del 1970, decisamente. Ci sono delle foto anche qua, probabilmente c'è anche addirittura dove non c'era. Non c'era. Esatto, sì. Quindi tra Genova e Savona è il porto turistico, il porticciolo turistico, sì, più importante. Sì, sì. Ah, ma qui c'era già il porto, sì, 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 nel 1970. Io parlavo prima del 60. E quello non ce l'ho. Sì, sì. È il porticciolo, il vecchio porticciolo di Varazze. Barche tirate, qui c'erano, di qua si entrava, sì. Fronte mare libero, fronte mare libero. Un paesaggio così è più accettabile, molto più accettabile, cioè, voglio dire. Beh, poi la differenza è che qua aveva 300 posti barca,
e l'affitto di quei posti andava al comune. Invece qui adesso hanno creato 1000 posti barca, di cui solo 150 sono destinati come introito al comune e gli altri 850 vanno nelle casse dell'imprenditore che ha fatto il porto. È vero che poi tutte queste attività pagano l'ICI e ci sono determinati dei posti di lavoro, però con dei costi di territorio e sociali. Allora ci racconti tu qualcosa della Margonara? Ma sì, come dal punto di vista del progetto, sì. È una grande speculazione, noi ci stiamo battendo, stiamo facendo di tutto, perché qui a Savona è una cosa incredibile, vogliono costruire ovunque. Qua, vabbè, vogliono fare il grattacielo in mezzo al mare e vogliono far partire poi un molo frangiflutti più o meno da San Benedetto, che verrà a abbracciare tutta questa parte di specchio acqua qui di fronte. E distruggendo tutto praticamente. Tra l'altro questa è una delle poche zone non ancora edificate, la Savona Albissola. Porto turistico di fronte alla zona industriale. Quindi situazione grattacielo con porto turistico. E cioè, replicare quello che è stato fatto a Varazze. A Varazze, sì. Solo che qui appunto dicono che verrà tutto concentrato in questa torre, alta 120 metri. Tra l'altro è un progetto riciclato. Le correnti verranno completamente... Stravolte. Ci sono dei posti splendidi, purtroppo li stiamo rovinando. Sono la nostra principale risorsa, invece. Il fatto che sembra che. Cioè, non ha nessuna remora, sono tranquilli. Cioè loro l'importante sono... è arricchirsi. Sì, veramente. Il fatto che qui a Savona. Tutta la Liguria, soprattutto forse il Ponente rispetto al Levante, non so se voi è arrivato dal Levante. Sì, abbiamo notato che c'è un incremento. Qui è una cosa anche al Benga, ma partire da Savona andare fino a 20 miglia, io ogni tanto vado anche verso 20 non miglia. Non ci andiamo allora, non conviene. No, indietro. dovete per testimoniare, porca miseria. Ovviamente Marco fino all'Ulla non è reperibile. Buongiorno. Questi sono tre pontili, due petroli, i primi due sono petroli, il terzo è rinfuse. Rinfuse cereali e carbone. E quelli che si vedono sono i silos. Carbone. Quelli che si vedono sono i silos dei cereali. Cereali sì. Invece il carbone ce l'abbiamo quasi a cielo aperto. Quasi, ci abbiamo un posto, c'è un capannone. Perché le cose se si fanno si devono fare bene. Ma perché il carbone ti dà fastidio? No, il carbone non fa niente. Non fa niente. Confetto. No, prima sì, ma adesso è pulito. Sì. Prima dava un po' di problemi, ma poi da noi. Ecco, quindi la piattaforma arriva, vedi lì praticamente la punta della piattaforma, spariscono questi tre pontili e vengono inglobati nella nuova piattaforma, poi vi faccio vedere una carta e qua arriva la punta. Quindi dragaggio... Certo. Qui oggi ci sono comitati civici, liste, cittadini, qui non c'è colore oggi assolutamente. Potrei anche piangere. No, vediamo tanto. Mare aperto e aria pulita, perché i grossi due problemi sono la piattaforma e il potenziamento ipotetico della centrale.
Uniti per la Salute dice già la parola, quello che vogliamo, difendere la nostra salute. Nel corso del 2007 ai due gruppi a carbone esistenti è stata aggiunta una nuova unità da 760 MW a ciclo combinato ed è stato presentato un progetto per ulteriore potenziamento a carbone. I sottoscritti cittadini manifestano la loro ferma opposizione al progetto di potenziamento a carbone della centrale Tirreno Power di Vaduligre-Chigliano. Chiedono pertanto che i soggetti in indirizzo si attivino responsabilmente per tutelare il diritto alla salute della cittadinanza sancito dalla Costituzione. Nessuno ha risposto, l'abbiamo mandati a tutti, dalla Presidente della Repubblica a tutti. Ha risposto solo l'Europa. L'Europa ha risposto dicendo se avevamo delle denunce da fare e l'abbiamo poi fatta. Siamo in attesa di rispondere. Si parla di una nave lunga 350 metri con pescaggio di 15 metri e mezzo. L'unico posto dove c'è un fondale del genere è questo, dove c'è quella nave lì. Far arrivare questa nave che scaricasse i container sulla piattaforma. Poi potrebbero venire due navi più piccole, intendo lunghe 150 metri alla volta, per ricaricare e portarle altrove. E si parla, a loro dicono, di 1000 container al giorno. La piattaforma è visto che come progetto dovrebbe costare, a conti loro, dell'amministrazione, 450 milioni di euro, di cui 150 li metterebbe la Merckx, quindi la Merckx metterebbe praticamente le attrezzature, il resto lo metterebbe noi italiani. Queste concessioni normalmente in Belgio e da altre parti, parlando di piattaforme, vengono date con contratti triennali. Qui hanno già stabilito che il contratto sarà cinquantennale. Ma un figlio che dice ma non le pensa a se una cosa ti che vetture no ma se ne penso allo a rivedu ma rivedu a seia se na illumina vedu i me sento franze umane e a luoghi penso ancora di tornare a posa e osse dunde a me maduna e senza tante cose le partiu e a zena uga furmo turna un seniu. Bravi, 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 bravi. Ci siamo spostati. Si sta pigiando lui. Ma che rompi balle che c'è? No, non ripigiamo da te. Ti te nascio e te parlo spagnolo. Mi sun nascio svenese nugemollo. Se che penso all'uomo e l'umano, vedo i punti a ciascuna d'annunzia. Qui si vede bene l'ampliamento, finiva lì dove c'è l'agito. Tutto il resto è nuovo. Tutto il resto è nuovo. Tra l'altro qui nessuno dice niente, ma tutto questo vedo tutta cavoletta da chi cosa. Medievale.
comunque c'è poco da fare. La Liguria, quella vera, quella bella, è su un po' lontano dal mare. Se stai sul lungomare, bisogna rassegnarsi a quella roba lì. Bisogna salire, sì, bisogna fare un po' di fatica e bisogna guadagnarsela. Se dovessi sintetizzare che cos'è il fronte mare della Liguria, direi che è un cantiere aperto, è un lavoro in corso, è una rete di plastica arancione di protezione invalicabile, quindi è un sogno infranto. Allora, diceva, San Lorenzo al mare, paesetto allo sbocco del torrente San Lorenzo, proteso su una piccola punta alla cui estremità si leva la chiesa con un alto campanile barocco. Già nel 1970 presentava questo aspetto, questa faccia qui. Questa è una foto del 1970. Quando la realtà supera ampiamente la fantasia. Guarda, affacciati un attimo. Intorno agli anni 50, Liberezzo Guglielmi, che era il giardiniere di Mario Calvino, il papà di Italo,
scendevano giù da Col di Rodi con i turisti tedeschi e facevano, scendevano giù in questa che era tutta macchia mediterranea con i lavori in corso. Non c'è più possibilità di scendere, a parte che non c'è più la macchia mediterranea, che è stata resa tutta privata la... I lavori sono appena iniziati, adesso stanno con quella ruspa portando avanti il molo e quindi chiudendo praticamente lo specchio dove verrà costruito il porto. Quanti posti barca ha il porto? Sono circa 400. Non avendo più spazio per costruire a terra, costruisci sul mare. È stato previsto un intervento di residenza turistico-alberghiera di circa 1000 camere. Quindi stiamo parlando di un intervento piuttosto importante. Se come è capitato e come è successo nelle altre realtà tutte le residenze turistiche alberghiere vengono trasformate in seconde case, il rischio è che lì si faccia un impatto di edilizia sul mare che possa portare, voglio dire, a un risultato tipo quello di Caponero che abbiamo visto prima, già visto. Il porto viene costruito su quell'area che è l'area di Baia Verde che era una discarica, cioè si è utilizzata la costruzione del porto come strumento e occasione per bonificare quest'area. Il problema della bonifica è che le mareggiate arrivavano a portare via il materiale della discarica, quindi la discarica cedeva al mare del materiale che non era compatibile con la fauna marina, con comunque l'equilibrio marino. Con questo sistema invece delle dighe foranee, le dighe foranee impediranno a questo punto l'arrivo del mare e la cessione di materiale. Poi immagino che la parte del porto sarà costruita in cemento e quindi poi alla fine... Quindi si configura come un progetto di salvaguardia ambientale? Parte come progetto di salvaguardia ambientale. Meraviglioso. Non appare un progetto di recupero e bonifica dell'area. Bagna Braghe. Questa spiaggia è una spiaggia molto importante perché era un sito addirittura di interesse europeo perché c'era un progetto, in quanto qua da Cala Bagna Braghe partivano durante la persecuzione razziale del fascismo, partivano gli ebrei con le barche da qua per scappare verso la Francia. Era quindi un sito oggetto di interesse di questo progetto e qui sorgeva una piccola costruzione che era il macello di Bordighera. È stata poi venduta dal comune di Bordighera, acquistata da questa proprietà che ha costruito questo insediamento che si vede. La cosa che stupisce tutti è come sia possibile nel 2008 costruire sostanzialmente sul mare, perché se vedi la costruzione si adagia sostanzialmente sul mare e in un posto meraviglioso. E vedi la distanza che aveva il muro perimetrale del macello dal mare, dove si evince chiaramente che la distanza che oggi ha la nuova costruzione è praticamente adagiata su questo scoglio. Il tipo di costruzione si chiama Le Pieds dans l'eau. E quando il mare è agitato, il mare arriva anche, diciamo, anche alle ginocchia più che ai piedi.
uno dei pochi angoli di natura dell'estrema riviera del Ponente. Poi c'è il torrente Nervia, ex oasi WWF. Filmata. Entriamo in campo. Ma che faccia passare qui? Taglia. Io ho partecipato al Cammino Mare perché per me è un omaggio che ho fatto alla natura. Cercavo dei matti più matti di me e allora eccola lì. Poi conoscere delle persone che hanno voglia come me di muoversi, di curiose. Alla fine, siccome ho questa passione, trovare qualche altra persona che ti facesse sentire insomma, meno strano nel mondo. Insomma. Condividere qualcosa che nella vita quotidiana insomma, rimane spesso molto ai margini e devi tenere per te. Questo rilassamento nel camminare che poi ti porta anche a rilassarti, così a buttare giù le barriere nei confronti dei, così, dei diversi, degli estranei. Comunque, insomma, siamo diventati amici solo camminando questa mattina. È una sensazione forte, una bella sensazione forte. Io sono una buona camminatrice, cammino anche nel cemento, quindi a maggior ragione in mezzo al bello. Sono stato forse un po' sfortunato, nel senso che ho partecipato alla tappa più lunga e che ha attraversato praticamente per una ventina di chilometri, quindi per quasi tutta la giornata, la città di Genova, la metropoli Genova. L'orrore e le meraviglie, insomma, della Liguria, che in Liguria sono due aspetti molto evidenti tutti e due, da una parte gli orrori peggiori e dall'altra parte le meraviglie assolute, insomma. E camminare in mezzo a questi sentieri veramente non sento la fatica, anche se ho dolore al piede, ma insomma sono contentissimo di averla fatta, veramente. Mi sembrava un'iniziativa veramente interessante, il fatto di camminare lentamente in questa terra che amo profondamente e che in effetti è violentata troppo, insomma, veramente. Quando ho cominciato a camminare avevo delle idee così un po' vaghe sul perché lo facevo, mi piaceva e basta. Adesso l'ho capito, cioè vorrei essere un testimone.
so. Aia.